Amici carissimi, bentornati, bentornato a Mario Iannaccone che per la terza volta ci presenta questo ragionamento che abbiamo deciso di fare sul secolo del terrore. Avete già visto le altre due puntate, molti degli argomenti ai quali abbiamo solamente accennato sono stati già da noi approfonditi in altri video che vi invito a recuperare, anche perché YouTube considera il recupero dei vecchi video una forma di utilizzo della piattaforma sostenibile. Quindi mi raccomando, siamo sostenibili. Ah sì, Sì. l'hanno scritto da qualche parte? Sì, è fra le raccomandazioni, insomma. Bene Mario, allora siamo arrivati nella puntata precedente, come si diceva una volta quando c'erano gli sceneggiati, il riassunto della puntata precedente, siamo arrivati alla fine degli anni Ottanta, però abbiamo ragionato assieme e dobbiamo fare un accenno a un fenomeno che nasce negli anni Ottanta, nell'81 esattamente, con il dramma di un bambino che cade in un pozzo e purtroppo, nonostante un grande dispendio di energie e di mezzi, non viene salvato alla fine. Quindi è una tragedia che colpisce moltissimo tutto il paese. Parlo del dramma di Alfredino, di Vermicino. Però questo episodio, il quale è stato anche recentemente riproposto una fiction, Ah sì? per la verità, sì, io l'ho vista e devo dire che è fatta con molto garbo e non ci sono quegli eccessi dovuti alla presa diretta che fu francamente sconcertante e sconvolgente per la drammaticità, soprattutto del fatto che stava avvenendo proprio in diretta. Ecco Mario, mi taccio, se no mi sgridano. Ti chiedo un commento su quell'episodio che rappresenta non solo la nascita, per esempio, della protezione civile, quindi di un apparato dello Stato che da quel momento gestirà le emergenze, ma è anche l'inizio di quella che tu hai definito la TV del dolore. Ecco, Sì, fu quindi. chiamata così la TV del dolore, estate dell'81, un'estate tranquilla. Fino a quel momento succede che un bambino giovanissimo di 6 anni, 6 anni appena compiuti, credo, scivola in un pozzo artesiano che era stato malamente coperto. Scivola fino a 30 metri circa, 36-37 metri, partono i soccorsi col Dipartimento della Protezione Civile, che ancora non era organizzata come è organizzata oggi, ma che era un progetto. Però appunto arrivano vigili, arrivano uomini attrezzati e cercano di tirare su questo bambino, cosa molto difficile perché il pozzo artesiano era molto stretto, 20 o 30 centimetri, 28-30 centimetri al massimo, e quindi era difficile calare qualcosa a cui potesse aggrapparsi. Tentano di calare più volte delle corde, ma il bambino non riesce ad aggrapparsi perché non ha la forza. Poi a un certo punto dei volontari, un primo me lo ricordo, credo sia morto da pochi anni, e un secondo era un signore sardo, Licheri forse, no, Sì. e questi fanno dei tentativi. Ecco, quello che non abbiamo detto ancora è che arriva la troupe del TG1, arriva la troupe, poi insomma qualcuno dice a Badaloni, che era del TG1, che probabilmente il bambino sarebbe stato salvato di lì a poco, e allora anche le truppe del TG2 e del TG3 decidono di restare lì. Non solo decidono di restare lì, ma fanno anche una diretta. La cosa intanto interessa il presidente della Repubblica di allora, che era Sandro Pertini, e quindi la diretta si decide di farla andare avanti tutta la notte e seguono fino alla mattina, perché la trasmissione va avanti fino alle 9-10 del mattino successivo. Siamo nella prima decade o a metà di giugno. Va avanti diversi giorni perché c'è una notte in cui si pensa che possa essere salvata, quindi li fanno tutta la notte.
Poi però i giorni passano perché non riescono a salvarlo, insomma, no? E, diciamo, la storia finisce male, ma soprattutto inizia quest'epoca, quella che verrà chiamata già dai critici del tempo la TV del dolore, nella quale si seguono molto da vicino, con imponenti mezzi televisivi, delle vicende tragiche, drammatiche o tragiche, in questo caso tragica perché finisce male. Molto da vicino, quindi fatti di cronaca nera soprattutto, o incidenti. C'era stata una prova generale l'anno precedente con il terremoto in Irpinia del 1980, però ecco, qui era proprio stare, come dire, proprio sulla cronaca minuto per minuto, che è una cronaca terribile. Sì, e appunto Badaloni poi disse... fece una sorta di mea culpa dicendo che a un certo punto avrebbero dovuto fermarsi, e invece andarono avanti, chiese perdono per questo. Sì. E ci fu anche un ruolo non indifferente di questo arrivo del presidente sul luogo, che in qualche modo non si poteva spegnere le telecamere perché c'era il presidente. E quindi alla fine la cosa, diciamo, che è sfuggita di mano, però una vicenda che ricorda anche un vecchio film di Billy Wilder, che era Asso nella manica, dove, non so se ti ricordi, un film in bianco e nero, primi anni 60 o 50, dove un minatore rimane imprigionato in una miniera. E per salvarlo c'è lo stesso dispiegamento di forze, soprattutto della stampa, che corre a cercare di captare appunto la tragedia in diretta. Quindi è un qualcosa che abbiamo anche qui importato dall'estero, e che, come dicevi tu, darà poi il via a tutto questo. Ricordavi prima una trasmissione che allora ebbe molto seguito, che era Telefono Giallo, ad esempio. Telefono Giallo, sì, Telefono Giallo di Augas, che importava proprio questi modelli americani, credo fosse il suo ruolo. Telefono Giallo fu il primo, poi fu sostituito da Chi l'ha visto, che a sua volta proveniva da un modello americano di caccia ai killer, di caccia a persone scomparse, vittime di crimini violenti, e tutte firmate queste trasmissioni da un produttore della Rai che si chiamava Leo Beghin, che fece anche, oltre a Chi l'ha visto, oltre a Telefono Giallo, fece anche quella trasmissione della Storie Maledette, della... Sì, la Franca Leosini. Franca Leosini, sì. che faceva questa trasmissione, che a suo modo era un capolavoro di letteratura, insomma, no? Perché chiamava delle persone che hanno fatto delle cose terribili, spesso le insultava, diceva: lei è un mostro, lei ha fatto delle cose terribili, raccontiamo che cosa ha fatto. E questi raccontavano poi quello che avevano fatto, ucciso, sterminato, tagliato a pezzi, insomma, le cose più strane. Sì. E quindi inizia questo filone televisivo che va avanti, che continua ancora oggi, anzi che diventerà sempre più ricco, più intenso, perché prima era solo serate, pal serale, poi diventa pomeridiano, trasmissioni con approfondimenti, diciamo così, tra virgolette, criminologici o di cronaca nera, si trovano ormai a qualsiasi ora, anche la mattina, pomeriggio presto, verso mezzogiorno, e quindi c'è stata un'invasione di questa TV del dolore, veniva chiamata allora, oggi la possiamo chiamare, diciamo, i tecnici la chiamano crime, no? Televisione del crimine. True crime, esatto. Sì. Si è creata anche tutta una letteratura, una... canali interi su YouTube che sono dedicati solo a questo, dedicati a serial killer, sono dedicati a crimini violenti. Sì, e hanno un certo audience. Ci sono in genere delle signore, signorine o dei ragazzi che si dedicano a, diciamo, approfondire questi casi di cronaca, che poi più o meno sono sempre gli stessi.
e sono serial killer per lo più, ma non solo, sono anche casi come quello di Samuele, bambino ucciso 2 anni. Delitto di Cogne, e quindi adesso è diventato parte di, questa non è televisione del terrore, ma è televisione del dolore, dell'angoscia, dell'inquietudine, del fatto che non si può essere al sicuro da nessuna parte, certamente non a casa propria. Ecco, poi negli anni Ottanta, non so se l'avevamo già detto, sono gli anni dei delitti del mostro di Firenze, anche questa è una vicenda che si è trascinata per moltissimi anni e non è ancora conclusa. Anche qui abbiamo su internet molti siti che si definiscono di mostrologi, dove si indaga ogni aspetto di questa vicenda, cercando di capirne un po' tutte le sfumature, nonostante ci sia stata anche una vicenda giudiziaria che ha avuto... A cui nessuno crede, eh? Sì, insomma, ci sono il discorso del mostro di Pacciani, che viene identificato a un certo punto come il mostro di Firenze, viene condannato in primo grado, poi viene assolto, lui nel frattempo muore, perché muore anche in circostanze non molto chiare, e poi c'è viene ripresa l'inchiesta allargata ai cosiddetti compagni di merende. Anche qui, quando si comincia però a indagare su un livello superiore che avrebbe gestito questi personaggi un po' troppo sempliciotti per essere caserecci, sì, un po' troppo caserecci, l'inchiesta viene stoppata. Comprendeva magistrati, che comprendeva medici, che comprendeva accademici, personaggi diciamo di rango. Sì, e livelli che non dovevano essere evidentemente toccati, ma che sono stati poi magari suggeriti in libri, in romanzi, per esempio quelli scritti da Giutta, era un poliziotto, l'inquirente, appunto, il commissario che aveva indagato appunto sul cosiddetto livello superiore. Come sempre parlando di delitti, ti volevo così chiedere qualcosa su un caso di serial killer che sale alla ribalta proprio fra gli anni, fine anni 70 e si conclude nel 90, e cioè il caso che avviene in Ucraina a Rostov di Andrei Cicatilo, che è un caso un po' particolare, perché il serial killer siamo abituati a vederlo negli Stati Uniti, è un fenomeno americano. Questo è un fenomeno che compare alla fine della Unione Sovietica, in una zona chiave, molto importante nella storia di quella terra. E che idea ti sei fatto di questo? Perché anche qui poi entrano in campo dei metodi di indagine che fanno un po' il verso a quelli occidentali. Può essere stato un tentativo di importazione del fenomeno del serial killer anche in quel territorio? Allora, che questo fosse un assassino, un pazzo assassino, omicida, che ha ucciso molte persone, è sicuro. Ho letto un libro a proposito, quando ho scritto il libro sull'uso, diciamo, politico dei serial killer. Quindi questo era veramente un pazzo scatenato, libero, e andava fermato. La cosa curiosa, più che altro, è che nelle ricostruzioni che sono state fatte, ad esempio cinematografiche, si insinuava il fatto che questo mostro di Rostov, questo Andrei Cicatilo, fosse stato catturato grazie ai metodi che erano stati messi a punto dalla BTU, cioè dalla Unità dei Crimini Comportamentali della Virginia, cioè dall'FBI,
e non dalla polizia russa, mentre in realtà sappiamo che è stata diciamo, la volontà ferrea di un poliziotto russo che ha fatto pedinamenti, che ha fatto dei collegamenti, che ha portato quest'uomo dietro le sbarre, lo ha diciamo, incastrato. Perché sono stati fatti diversi film su questo personaggio. Uno addirittura era stato diretto da Jonathan Demme, cioè lo stesso del Silenzio degli Innocenti, e uno diciamo era un film invece italiano, un certo David Grieco, che aveva fatto questo film che si chiamava Evilienco. Sono stati scritti 5 o 6 libri su questo argomento. Sì, sì, e poi gli sono stati attribuiti a una cinquantina di vittime. 53 sembrano un po' tanti, ecco. No? Sì, come del resto anche per i serial killer americani, che abbiamo detto già l'altra volta, se non sbaglio, che utilizzavano l'arma di vi faccio trovare magari delle vittime o vi faccio credere di trovare delle vittime scomparse da tanto tempo, però poi alla fine in realtà le vere vittime erano inferiori a quelle che venivano dette quando si raccontavano le imprese con una certa grande morbosità di questi assassini. Ecco, abbiamo accennato all'Unione Sovietica, che nell'89 c'è il crollo plateale del muro di Berlino, finisce la contrapposizione tra i due imperi, finisce per modo di dire, ma insomma finisce quella parte della guerra fredda poi in pratica. E gli anni 90 sono anni di ristrutturazione anche economica dell'Europa, perché abbiamo per esempio l'annessione della Germania Est con l'imposizione di una moneta, del marco, valutato allo stesso valore del valore della Germania Ovest, e quindi questa Germania Est si ritrova improvvisamente con i prezzi raddoppiati, qualcosa che noi poi abbiamo conosciuto 10 anni. Raddoppiati, ma anche il territorio raddoppiato loro. Sì, però tutti i loro asset svenduti anche a un marco, si sono ritrovati praticamente nella gioia di una sorta di pre-zona euro, che poi noi avremo sperimentato a tutto vapore nel 2002. Sì. Ecco, nel 92 abbiamo parlato di tutti i tutto ciò che avviene in Italia, un vero e proprio golpe bianco giudiziario, Mani Pulite, dove anche recenti dichiarazioni dicono che in pratica ci fu un partito che fu salvato per essere traghettato poi nella Seconda Repubblica. Ecco, sì, un ricordo tuo di quella, l'idea che ti sei fatto di quella trasformazione della società italiana, il passaggio tra la prima e la seconda repubblica, fu vera gloria della magistratura, fu vero disdoro della vecchia repubblica, oppure c'è stato proprio, si può definire un cambio di regime? Sì, direi che è stato un abilissimo cambio di regime nel momento in cui c'era la dissoluzione, stava verificando la dissoluzione dell'Unione Sovietica pacifica, perché sale al potere Yeltsin, sì. Ma appunto nel corso del 90, qualche mese dopo il vero e proprio smontaggio fisico del muro di Berlino, i paesi o molti paesi che facevano parte dell'Unione Sovietica iniziano a chiedere di diventare
liberi, cioè dissolvono il Partito Comunista, a volte lo mettono anche fuori legge, e quindi nel corso a cominciare dalle tre repubbliche baltiche, Lituania, Estonia e Lettonia, e poi quelle caucasiche, Armenia, Georgia, eccetera, nel corso di 7-8 mesi, molte di queste si staccano o con libere elezioni, oppure mettendo fuori legge il Partito Comunista, o chiedendo con un referendum di uscire dalla Federazione Russa. La cosa era possibile perché esistevano degli articoli nella Costituzione, chiamiamola così, dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, per la quale era possibile chiedere la separazione in base al nazionalismo dei singoli stati. Quindi questo viene concesso generalmente in modo non violento. C'è soltanto ci sono dei morti in Lituania nel febbraio del 91, tra gennaio e febbraio del 91, se non sbaglio, ma per il resto di questa Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche tutto avviene pacificamente. E quindi si smonta, insomma, questa struttura gigantesca che era già stata annunciata come di lì vicina a distruggersi, insomma, da mesi, o almeno da un anno. Io ricordo che qualche mese prima, nell'estate precedente, quindi l'estate dell'89, ero negli Stati Uniti per studiare la lingua, e la studiavo con dei professori di Harvard, cioè di Harvard nel senso che questi ospitavano a casa studenti italiani e davano lezioni. E questi già sapevano tutto, mi ricordo che si commentava a tavola una frase di Andreotti che aveva detto che lui gli piaceva tanto la Germania che ne preferiva due, quindi sì. Siamo parlati dell'89 addirittura, quindi più di un anno prima, e uno di questi professori, mi ricordo che ridendo, disse sarà una amara sorpresa, perché in realtà stanno per succedere grandi cose. Cioè questo sapeva già tutto nell'estate dell'89, qualche mese prima che smontassero il muro di Berlino. Era uno inserito negli ambienti chissà cosa, però evidentemente erano notizie che circolavano a certi livelli. Sì, sì, sì. Ecco, quindi tra il 90 e il 91 si dissolve la grande struttura dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, va al potere dopo una serie di putsch, di tentativi di colpi di Stato, perché c'è un partito comunista che cerca di mantenere lo status quo, ma alla fine va al potere questo Yeltsin, che era un personaggio singolare anche dal nostro punto di vista. Diciamo che era un Biden, nel senso che beveva molto, Biden non beve, insomma, altri problemi, però questo che sarà, insomma, il potere fondamentalmente per tutti gli anni 90, quindi dal 91 almeno al 99, o addirittura forse anche un po' prima, 96-97, questo Boris Yeltsin, che spesso si presentava ubriaco, mi sembra, no, nei consessi internazionali veniva preso in giro per questo, mostrava un volto della Russia assolutamente lontano da quello che è adesso. Cioè, quello era il momento nel quale dei cosiddetti oligarchi, che erano persone al soldo dei poteri oligarchici, questi sì, anglo-americani e, diciamo così, occidentali e occidentalisti, cioè, riuscivano a comprare per pochi soldi delle aziende di Stato russe che appartenevano a quella che era diventata la Federazione Russa, perché in poco tempo si crea la Federazione Russa, quindi non più la Federazione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, ma la Federazione Russa.
e prendono anche lì poi gioielli di Stato, insomma, quindi la Gazprom e altre quelle piattaforme sul Mare del Nord, petroliere, grandissimi impianti siderurgici per pochi soldi, e li mettono sul mercato, quindi questi cominciano ad essere controllati da potentati finanziari occidentali. E il popolo russo ha un decennio di povertà, di grande difficoltà. Ricordo questi documentari che parlavano di questi bambini che vivevano nelle fogne di San Pietroburgo, comunque nei sotterranei di San Pietroburgo, per ripararsi dal freddo, perché i genitori perdevano le case, perdevano il lavoro, non c'erano più case, non c'era più lavoro. E poi tutto questo finirà con l'elezione della bestia nera dei nostri governanti, che è Vladimir Putin nel 1999, che è espressione, sì, dell'espressione, diciamo, dei servizi segreti russi, così come del resto Bush era espressione dei servizi segreti americani, perché era stato capo della CIA. Sì, infatti. Quindi non è che sono cose strane da quel punto di vista. Sì. Cioè prendono un uomo che sicuramente faceva parte già allora di cerchie molto, molto, molto ristrette, molto, molto particolari del potere profondo russo. Addirittura si dice che fosse legato a una sezione della CECA della polizia segreta zarista, che era sopravvissuta addirittura agli anni di Stalin. No, adesso stanno venendo fuori un po' di documenti su queste cose e si può vedere tutta la storia da un altro punto di vista. E quindi Putin veramente era allora nel 99, quando va a potere, quindi nell'autunno del 99, e oggi ancora era espressione, ed è espressione del potere russo profondo, così come non esiste solo un deep state americano o italiano. Quello italiano non lo so, cioè esisteva una volta, ma lui sicuramente mette subito i bastoni fra le ruote ai potentati occidentalisti, mettendo in galera alcuni oligarchi, chiamati allora già oligarchi, che avevano fatto incetta di industrie e di, appunto, gioielli di famiglia, no? si chiamavano all'epoca, cioè di industrie e di flotte di petroliere, miniere, industria pesante, industria siderurgica, industria estrattiva. Ecco, siccome lui, appunto, mette in galera questi qui come traditori, diventa subito, dal 2000-2001, diventa subito il cattivo, mentre fa semplicemente, ritengo, l'interesse del proprio popolo. Infatti poi viene premiato da delle elezioni che non sono affatto delle elezioni truccate, ma sono delle elezioni vere. Viene premiato dai russi con una serie di elezioni che lo portano adesso oltre, quanti anni sono passati? Sono passati 25 anni ad essere ancora al potere. Le ultime sono state quasi un plebiscito. Io, siccome l'ho visto anche piangere durante l'elezione, non so, non credo che sia tanto attore da saper piangere da sole lacrime. Penso che, anche se tutto è possibile, penso che diciamo sia stato premiato perché ha salvato lo Stato russo, non lo Stato sovietico, ma lo Stato russo, quindi la Russia, chiaramente si vede, se uno va a vedere, è incredibile come cambia per esempio la Hollywood. I russi nel corso di tutti gli anni 90 sono buoni perché c'era Yeltsin. Quando sale al potere Putin, nel giro di 1 o 2 anni tornano ad essere cattivi, ti spiazzo in due. Ti spiazzo in due, cioè cominciano a mettere bombe atomiche dappertutto, ad essere trafficanti di sostanze radioattive pericolosissime. Tornando agli anni 90, ecco, tornando all'argomento del terrore, delle cose che fanno paura, che vengono presentate come minacce,
Se negli anni 80 c'era stato lo spauracchio e tanti, il dramma dell'AIDS, qui abbiamo una emergenza che non dura molto, ma che fa paura, quella della mucca pazza. Ecco, Mucca pazza, sì. che Non mangiate viene, la carne, viene i prioni vi bucano il cervello, sì. E arrivano addirittura a vietare la crostata fiorentina, Sì. senza che ci fosse evidenza della presenza di questi prioni, che non sono neanche dei virus, insomma, all'interno di queste carni. E questo crea paura perché ci sono. Tra l'altro, qualcuno si ammala davvero, ma poche persone. Non so valutare quante perché non ho poi mai approfondito, ma qualcuno sicuramente. Mi ricordo il caso di una ragazza che forse per questo, forse per qualche altro motivo, chi lo sa, morì con una, diciamo, malattia autoimmune molto grave al cervello. Però questo terrore, come altri, misteriosamente rientrò nel giro di poco tempo. Sì, al punto che addirittura in seguito, negli anni 2000, il divieto di somministrare farine animali nell'alimentazione degli animali da carne, insomma da alimentazione umana, verrà abolito. Quindi si deduce che forse le farine animali hanno ricominciato a essere consumate, date agli animali da allevamento, chi lo sa. Allora furono proibite, poi dopo questa proibizione è stata tolta. Un po' come quando prima c'era la moratoria su alcune tecniche di bioingegneria e poi stranamente Trump toglie questa moratoria sulla tecnica della gain of function. E sono quelle cose un po' strane che accadono in questo mondo. In quei mondi, diciamo, non in Sì, questi, quei mondi. sì, certo. E un'altra cosa, un altro terrore di quell'epoca, più che altro ne abbiamo parlato, abbiamo fatto anche una monografia su questo, telefilm che dominano gli anni 90, tra questi telefilm c'è X-Files, che tu hai sempre considerato molto, molto cupo, molto quasi anticipatore di un futuro non proprio roseo. Sì, perché era sempre scuro, era sempre questa musica cupa, poi insomma non si capiva mai niente dove finivano, chi fossero i cattivi, chi fossero i buoni, che poi è stato seguito da una serie ancora più cupa che si chiamava Millennium, fatta dagli stessi autori, dove addirittura c'erano in ballo dei demoni. Millennium. Sì, con quell'attore Lance Erickson. Ericsson, Credo che sì. sia norvegese o qualcosa del genere. E Sì, ecco. sì, e anche nella musica c'è una progressiva demolizione dell'armonia, le canzoni diventano sempre più destrutturate, si va verso un dominio assoluto della musica rap oppure house, quindi che viene ritmata fortemente sul battito, proprio per accelerare il battito cardiaco. E l'ultimo sprazzo di musica rock, diciamo anche bianca, è il grunge Negli anni quindi '90. degli anni 90, che si sviluppa negli Stati Uniti a Seattle, una zona un po' diversa dalla solita California o dalla solita Nashville, e il gruppo più famoso si chiama Nirvana, il cui leader, Kurt Cobain, si suicida. A Quindi 27 anni. è come se il rock fosse arrivato al capolinea. C'è ancora qualche esempio, penso al gruppo dei Guns N' Roses che fa gli ultimi concerti davanti a tante persone. Ci sono i Queen, quindi anche dal punto di vista culturale c'è un po'
un sentore di qualcosa di che dovrà cambiare, ma non un po' di millenarismo. Ecco, visto che siamo alla fine degli anni 90, il millenarismo come si è espresso, come si è manifestato nel passaggio tra il secolo, il XX secolo e il XXI? Ma allora ci sono stati alcuni casi clamorosi di suicidi collettivi, per esempio quello dell'OTS, l'Ordine del Tempio Solare, che era un ordine cavalleresco neotemplare che era stato fondato agli inizi degli anni 60 addirittura, e che nella cui fondazione era stato implicato anche Guénon, e che aveva continuato ad avere adepti soprattutto in Francia, in alcune zone della Francia e nel Quebec, quindi in Canada, e che porta alla, diciamo alla, al suicidio di una settantina o di un'ottantina di membri. Questo diciamo per millenarismo, perché erano convinti che si fosse arrivati alla fine dei tempi. E ci sono altri casi, come quello di quella, se non mi ricordo come si chiamasse, si chiamava, quel capo di questa setta che aspettava un'astronave che doveva stare dietro ad una cometa, e anche questi si suicidano, mi sembra, negli anni 90 in questo caso. Quindi ci sono dei casi di millenari, questi sono classici casi di millenarismo, perché per esempio l'OTS, l'Ordine del Tempio Solare, è composto da persone che sono convinte che il mondo stia per finire, che si stia entrando in una nuova fase della creazione, della vita degli esseri umani, e quindi l'unico modo per salvarsi è quello di liberarsi del corpo fisico. Ecco, questi qui ricordo che fecero molto scalpore, anche perché molti di questi diciamo suicidi dell'Ordine del Tempio Solare erano personaggi di grande importanza, erano dei medici, erano dei manager, erano dei miliardari, erano persone comunque molto facoltose. Altri in quegli anni lì no, perché non ce ne sono, ce ne sono 4-5 casi che si trovano negli annali, insomma, quelle che venivano chiamate ancora negli anni 90 psicosette. Ecco, sì. Ci fu il fenomeno del Millennium Bug. Ci fu il cosiddetto terrore del Millennium Bug, dove si diceva che tutti i computer nel 31 dicembre dell'anno 99 o 2000 sarebbero saltati, e ci sarebbero stati problemi per qualsiasi cosa, per avere l'acqua in casa, per prendere i propri soldi in banca, per tutto, perché non avrebbero funzionato, cioè ci sarebbe stata una fine del funzionamento di tutti i computer. E già allora la società era, diciamo, informatizzata, quindi si usavano i cellulari, si usava tutto, e quindi fu messo questo terrore, che probabilmente aveva qualche fondamento da parte di qualche programmatore, ma non successe niente. Il Millennium Bug. Sì, anche per i conti in banca. Conti in banca girati. Che sta passando dalla numerazione alla numerazione 2000. Insomma, anche qui, insomma, forse si è voluto un po' cominciare a mettere la paura del blocco dei conti correnti, forse, di cui sì. Si parla anche oggi, no? E poi iniziava, diciamo, il periodico terrore dell'asteroide che avrebbe distrutto il mondo. Se tu noti, è continuato negli anni, ci sono asteroidi che vengono, si dà, insomma, una percentuale di possibilità che possa colpire la Terra. In genere all'inizio vengono date come molto alte, poi man mano che si avvicinano vengono abbassate queste probabilità. Sai di cosa non abbiamo parlato? Di un argomento che anche questo faceva un po' paura, perché evocava altre minacce del passato, la storia dello scudo spaziale. Sì. Cioè durante gli anni di Reagan
si disse che era necessario preparare una difesa attraverso questo sistema di scudi, di raggi laser da mandare in orbita geostazionaria contro queste minacce che non si sapeva se era una proiezione della minaccia della guerra fredda di altre potenze terrestri che volessero prendere il predominio, oppure se si suggerisse qualche minaccia aliena, quindi il ritorno terrestre, da quanto letto, temevano un risorgere della potenza russa. Ecco, con il cambio del millennio si può anche fare un computo di quelle che sono state le paure che sono state accantonate e quelle che sono finite in un nulla di fatto, per fortuna, ma quelle che invece cominciavano ad emergere, che poi sarebbero esplose nel nuovo millennio. Ecco, qualche esempio possiamo fare di queste paure, di queste minacce che poi sono finite, comunque sono state poste fuori dal... È finita quella del buco dell'ozono, è finita miseramente, nel senso che quando hanno eliminato questi CFC, questi gas che vengono usati nelle bombolette, nel giro di 4-5 anni hanno dichiarato il buco chiuso. Non so se prima fosse aperto, ma comunque ce lo facevano vedere, no? nelle animazioni. E poi anche la fine diciamo dell'AIDS, perché l'AIDS, quando scoppia l'epidemia, quando si rilevano i primi casi, fanno film, fanno romanzi, fanno di tutto. Non so se ti ricordi quel film che vinse un sacco di Oscar, che si chiamava Philadelphia. Sì, sì, sì. Con Tom Hanks. Sì, dove paradossalmente c'è l'avvocato, che è Denzel Washington, l'avvocato che è nero, è quello che fa la parte del razzista, di colui che ha il pregiudizio nei confronti del bianco, però gay, quindi c'è un po' questo gioco, no? Sai, non me lo ricordavo, non ho più visto, 30 anni non ho più visto questo film. Sì. Poi alla fine tutti si convertono di fronte a questo dramma di questa persona che si ammala. Anche l'avvocato che aveva questo pregiudizio capisce. Insomma, sono quei film che dietro alla vicenda personale che raccontano inseriscono un po' degli argomenti che sono preparatori a campagne successive, non vogliamo dire di rieducazione. Rieducazione. Tra l'altro noto che il regista è sempre Dem. Sì, che ha fatto il candidato manciuriano, che ha fatto Il silenzio degli innocenti e che ha fatto Philadelphia. E diciamo l'AIDS appunto era lo spauracchio, si diceva milioni di persone verranno infettate in Italia, c'è il rischio per tutta la gioventù. Poi in realtà questo non succede, si parlava di proiezioni per 1, 2, 3, 5 milioni di persone, quasi tutti giovani, persone diciamo sessualmente attive, quindi non anziani in genere. A partire dall'82 si diceva questo. Poi in realtà gli infettati sono stati circa 70.000, 72-73.000, e i deceduti per AIDS, per le forme, per le malattie, com'è che si chiamano, opportuniste, infezioni opportuniste, sono stati meno di 50.000, tanti, comunque 46-47.000. Quindi questi milioni di morti non ci sono stati, stati forse, tanti. Forse ci sono stati in Africa, dove sì. Effettivamente c'è stata un'endemicità di questo... di questa immunodeficienza acquisita, ma come al solito poi quello che avviene in Africa, sia riguardo alla sperimentazione
di nuovi farmaci, sia all'endemicità di malattie, importa poco, ecco, diciamo che non, anche se lì, per esempio in Sudafrica, c'è ancora oggi un grave problema legato all'AIDS, però ecco, diciamo che forse gli interessi nel frattempo diventano altri e quindi i drammi che prima riempiono le prime pagine dei giornali finiscono nelle ultime, e questo è un problema. È una cosa ossessiva, no? Giusto? Sì. AIDS. Cioè sembrava che dovessero morire tutti, mi ricordo proprio delle campagne abbiamo parlato, ma si aveva paura. Si guardava. Sì, poi indubbiamente ha cambiato anche il modo di gestire i rapporti amorosi, le relazioni tra di coppia. Peggio che il Covid, perché il Covid è durato e poi non era legato alla sessualità, ecco. E poi insomma sono riusciti a mettere assieme abbastanza velocemente quelli che loro chiamavano cocktail di farmaci che hanno diciamo consentito una sopravvivenza molto a lungo di coloro che erano infettati, quindi diciamo le persone vivevano 10, 15, 20 anni come adesso grazie a questi farmaci che potenziano il sistema immunitario, perché poi alla fine è quasi sempre lì il problema. Sì, sì, beh, certo, sì, sì. E quindi siamo arrivati dunque il 2000 passa indenne il discorso del Millennium Bug, non succede nulla, non si blocca nessun tipo di computer, quindi passa anche quella paura, però non si fa tempo a godersi questo nuovo millennio che nel 2001 avvengono due fatti molto significativi per le ripercussioni che avranno negli anni successivi. A Genova nel luglio del 2001 un incontro del G8, cioè le otto nazioni più importanti dal punto di vista geopolitico, si organizzano delle manifestazioni e succede un qualcosa che sciocca indubbiamente chi osserva anche qui in diretta quello che stanno succedendo. Ci sono degli scontri estremamente violenti tra i manifestanti, ci sono infiltrazioni di gruppi che chiaramente sicuramente vengono lasciati scorrazzare per la città, che compiono distruzioni, c'è una forte repressione nei confronti paradossalmente dei manifestanti più pacifici e soprattutto c'è un abbandono da parte dei partiti che avrebbero dovuto essere in teoria dalla parte dei manifestanti, cioè partiti di sinistra, che lasciano praticamente andare allo sbaraglio tutte quelle persone che si riunivano sotto la etichetta No Global, cioè un movimento che cercava di opporsi alle tendenze del globalismo, e questa feroce repressione di questi manifestanti al senno di poi possiamo definirla la fine proprio del principio di andare in piazza a manifestare, perché da allora è chiaro che è rimasto questo trauma, per cui anche se magari non c'è una repressione a quei livelli, però il G8 ha lasciato una traccia proprio nella memoria. E una cosa interessante, furono girati migliaia e migliaia di ore, fu praticamente un evento coperto mediaticamente sia dai media mainstream che soprattutto anche dai media indipendenti in ogni minimo dettaglio. Quindi questa copertura così capillare dell'evento doveva avere per forza una funzione di monito, una funzione di anche qui educativa o rieducativa. Tu cosa ne pensi? Sì, penso proprio di sì, direi proprio di sì.
E ricordiamo anche che poi gli anni 90 vengono percorsi da degli episodi di terrorismo molto violento, o comunque di repressione molto violenta, ancora prima di Genova, ancora prima di Atlanta, dove c'era stata un'altra manifestazione simile a quella di Genova, che inizia con Waco 1993, quando un gruppo di Davidians, si chiamava un gruppo, cioè una setta, diciamo, neotestamentaria, viene fondamentalmente massacrata da, si chiamava Jen Reno, mi sembra, la ministro degli interni americano, insomma FBI, eccetera, che danno l'assalto a questo fortino, che poi in realtà era un compound, era un gruppo di case, e uccidono un'ottantina di persone. Pochi anni dopo, nel 96, un estremista libertario americano che si chiamava Timothy McVeigh carica un furgoncino di esplosivo e fa saltare in aria un edificio dell'FBI a Oklahoma City, uccidendo più di 200 persone, se non sbaglio. Questo Timothy McVeigh, che poi viene preso, era uno che aveva fatto la guerra nel Golfo nel 90-91, 3 mesi prima dell'11 settembre, viene giustiziato con un'iniezione letale. Infatti io, quando vidi 3 mesi dopo gli attentati dell'11 settembre, pensai subito a terrorismo interno dovuto a una ritorsione per i fatti di Waco e per il fatto dell'uccisione, di aver giustiziato Timothy McVeigh. Comunque, ecco, inizia questa fascia di attentati interni, che poi continua con l'attacco terroristico di Atlanta, questa volta durante le Olimpiadi di quell'anno, che portano a centinaio di morti. In un parco, mi ricordo che saltano in aria delle bombe, qui si comincia questa fase, no? Che poi, qui siamo nel 96, McVeigh viene giustiziato nel 2001, 3 mesi dopo c'è l'attentato alle Torri Gemelle, che apre tutto quello che succederà nel XXI secolo. E che in un certo senso era stato in qualche modo anticipato in un famoso documento uscito nel 2000 a cura di un think tank del movimento neoconservatore, Neocon. Il documento si chiamava Rebuilding America's Defense, sì. Ricostruire la difesa americana. Il think tank si chiamava Project for a New American Century. E in questo documento, che si trova tranquillamente in rete, veniva predisposto una sorta di scaletta di guerre, vere e proprie guerre. Veniva dichiarato che gli Stati Uniti dovevano riarmarsi, dovevano riassumere la guida del mondo dal punto di vista geopolitico e militare. E questo doveva avvenire nel corso di 30 anni, in una guerra trentennale, 2000 più 30 quanto fa? 2030, e sarebbero stati, venivano proprio nominati dei paesi che rappresentavano un problema, e tra questi paesi c'era l'Afghanistan, c'era l'Iraq, l'Iran, e una famosa frase che forse è stata strumentalizzata, tutto quello che vogliamo, però diceva: questa guerra trentennale dovrà iniziare quando avvenisse un evento catalizzatore che permettesse l'inizio di un riarmo, di aumento di spese militari, eccetera. Che questo sia connesso al 2001 lo lasciamo al chiaramente. Tutto quello che è avvenuto quel giorno e prima e dopo, ricordiamo, nel mese di ottobre ci fu la crisi dell'antrace, di cui si parlò pochissimo. In realtà ci furono dei morti, perché furono trovate delle lettere contaminate
con la gente dell'Antrace, morirono dei lavoratori delle poste americane che avevano maneggiato queste lettere, e una lettera di questo tipo fu trovata anche nell'ufficio di Ted Daschle, che era il capo dell'opposizione democratica al congresso. Quindi una lettera contaminata dal Trace nell'ufficio del capo dell'opposizione. Invece il personale della Casa Bianca sottoposto a una terapia di profilassi proprio contro l'antrace all'indomani dell'11 settembre, ci sono dei libri che raccontano questi fatti, che sono assolutamente documentati e che gettano una luce piuttosto fosca su quel periodo, quasi come se fosse avvenuto un colpo di Stato, comunque una serie di atti molto, molto interni più che internazionali. Beh, sì. Di fatto però lì inizia la guerra al terrorismo, viene invaso l'Afghanistan e inizia l'epopea di questi terroristi internazionali, Osama Bin Laden, e poi si combatterà una seconda guerra dell'Iraq, e questa sarà la prima parte di questo nuovo millennio, sarà una grande guerra contro il terrorismo, con tutti i retroscena che possiamo lasciare. Una presunta guerra contro il terrorismo, direi. E notiamo che questo progetto per un nuovo secolo americano e le vicende che seguono avvengono proprio in corrispondenza della ritrovata, cioè del nuovo assetto che caratterizza la Russia e i paesi satelliti. Proprio il periodo è proprio quello. Quindi si preparavano probabilmente sapendo che cosa stava succedendo lì, chi era questo Putin che veniva scelto come successore di Yeltsin, che si preparavano tempi più duri per il ratto e le ruberie da quelle parti, per cui si preparavano, penso, già allora a questo. E pensano decenni prima, tra l'altro, non è che pensano le cose due o tre anni prima o sei mesi prima, pensano 20 anni prima, 30 anni prima. Peraltro per tutti gli anni 60, 70, 80 si parla molto anche del pericolo giallo. Io mi ricordo che alle medie ci mettevano il terrore. Dicevano, per quando arrivano i cinesi, signori, è finita per tutti, non ci sarà più niente per nessuno, non ci sarà più da mangiare. Adesso sembra che facciano un pochino meno paura perché li hanno avvinti con l'economia. E questo progetto per un nuovo secolo americano, cioè questa nuova Pearl Harbor che loro cercavano, ricorda molto un primo esempio simile, che è quello della USS Maine, cioè quando salta in aria nella guerra ispano-americana del 1898 una importante nave, una corazzata diciamo americana, in realtà piuttosto vecchia, che salta in aria, però non si sa bene chi l'ha fatta saltare in aria, stranamente salta in aria, ed è il casus belli perché gli americani possano attaccare Cuba, che allora era il testa di ponte dell'impero spagnolo. E in questo modo loro usano tutta la loro solita retorica, cioè Cuba è parte di questo impero corrotto, cattolico, appunto, che non ha la purezza dei paesi protestanti, e fanno guerra a Cuba e la rubano alla Spagna, e da lì inizia anche poi diciamo il furto, se si può dire furto, di altre isole come Guantanamo o di posti come Guantanamo o posti che sono nel Pacifico oppure nelle Filippine. Viene smontato in pratica l'impero spagnolo, che era l'ultimo impero globale. Quello inglese faceva meno paura ormai, comunque si riteneva che fosse lì per finire, questo succederà tra la prima e la seconda guerra mondiale. Quello spagnolo invece era ancora molto potente e quindi viene attaccato, viene,
viene, diciamo, ridotto ai minimi termini, e lì inizia il potere americano globale, cioè talassocratico su tutti i mari. Ecco, sarà interessante magari anche dedicare una puntata a questo argomento, che forse è meno conosciuto rispetto ad altri. È interessante anche perché sono usciti dei libri, una collana di libri molto interessanti, curati da uno studioso italiano che ha ripubblicato o fatto tradurre dei testi geopolitica tedeschi, inglesi e americani, dai quali si capisce molto, insomma, no, di quello, anche di quello che sta succedendo adesso. Quindi, se vuoi, possiamo parlarne, certo. Me li sto leggendo con molto interesse. Bene, allora, per questa terza puntata abbiamo messo altri argomenti in campo. Alcuni di questi, appunto, li abbiamo già sviscerati in alcuni vecchi video monografici. Intanto io ringrazio per la pazienza e per la partecipazione Mario Iannaccone. Grazie il suo ritorno sull'orizzonte degli eventi che era tanto atteso, e quindi ci riaggiorniamo, faremo così una chiusura di questi primi quasi 30 anni, 24 anni del nuovo millennio, e vediamo quanto sono stati ruggenti questi anni 20. Bene, grazie a Mario Iannaccone, e ci vediamo, ci rivediamo molto presto. Buona serata a tutti. Buona serata a tutti, grazie a quelli che ci hanno seguito fino a qui e hanno avuto pazienza.